Ho vinto i 200 stile, 100 farfalla e anche i 200 farfalla. Quale di queste specialità ti trovi meglio? A farfalla. Come mai? È uno stile che mi dà più sensazione di poter vincere, molto più faticoso rispetto allo stile libero, però mi regala anche molte più soddisfazioni. E il tuo amore per il nuoto invece, come hai scoperto questa disciplina? L'ho scoperta quando ero piccolo, quando i miei genitori mi portavano alla crociera, lì allora ho scoperto il mondo del nuoto. E poi adesso con i nuotatori genovesi come va? Con i nuotatori genovesi poi dopo ho scoperto anche un nuovo mondo per allenarmi, conoscendo anche ragazzi normodotati, cercando anche di imparare molte cose, migliorare la tecnica, migliorare la resistenza, eccetera. Quante volte ti allena la settimana? 6 volte alla settimana. E i prossimi obiettivi quali sono? I miei prossimi obiettivi sono cercare di migliorare, continuare ad andare avanti per i prossimi campionati importanti che si terranno in futuro. Insomma, avere nella stessa società un personaggio del calibro di Francesco Bocciardo è stimolante. Sì, anche, anzi è stato l'inizio che mi ha fatto un po' stimolare quando sono entrato nella nuotatori genovesi. E perché lo consiglieresti il nuoto? Lo consiglierei per che è uno bello sport, a volte ti può levare lo stress, ti può, cioè allena tutti i muscoli del corpo.